Andavo a scuola e mi piaceva molto cucire. Nelle vacanze di Natale, di Pasqua, d'estate, andavo da una sarta a imparare a cucire. Da questa sarta, che la ricordo ancora adesso, perché mi ha insegnato un mestiere, diciamo, da questa sarta veniva anche una signora anziana a cucire che sapeva tante cose vecchie, fra i quali mi ricordo questo aneddoto, però è in dialetto piemontese, no? Gava e butta di imbuti dura, furatan me medilin, per sebele cule snure, faccio un faite a ciorampin. Sempre fatto la sarta in casa. Prima in casa, sì, poi mi sono sposata, sono andata a abitare molto lontano, io avevo la clientela qui nel borgo, allora ho messo sul negozio in via Romani qui e l'ho tenuto più di 20 anni. Quando venivano le spose, no? La mamma voleva un determinato vestito, la figlia ne voleva un determinato modo, io ero di mezzo, ero molto combattuta, no? Però cercavo sempre di accontentare la sposa. Un giorno avevo una cliente, una signora molto a mezzi, no? Ma questa è una cosa vecchia, viene da me con la figlia, quella lì un po' sofisticata, un po' sembrava che facesse grazia venirsi a fare qualcosa da me che io mica l'ho mandata a chiamare. Comunque io avevo anche un campionario di stoffa, un campionario francese della Rimmel, no? E volevo una camicetta, no? E allora io le dico: che colore la vuole, signorina? E lei di rimando mi dice: Viva Maria! Io ho avuto un attimo di perplessità, allora mi sono lasciata smarrire perché poi così mi è venuto d'impulso, davano un film che c'era i cartoni fuori, era intitolato Viva Maria. E questa tizia aveva una camicetta di questo colore. Allora ho puntato su quel colore, l'altra è rimasta lì, ti dico la verità. Ma mi è venuto proprio così colore, fra l'arancione, il rosa, neanche aragosta. Aveva un colore molto spiccato, però quando mi ha detto Viva Maria mi sono detta: guarda, questa scimmietta vuol mettermi in imbarazzo, mi creda.